Uno, due, tre. Evola. Sindaco, oggi siamo qui a Ventimiglia, a Roverino, per inaugurare la prima panchina dedicata alla fibromialgia. È una giornata importante. Sì, importante, è una piccola cosa, però sono le piccole cose insieme che poi formano la coscienza civile per far conoscere che ci sono anche delle situazioni familiari di un certo tipo. Queste malattie sono malattie che ancora non si è arrivata a debellarle completamente, quindi questo bisogna tenere alta la tensione per far capire quanto è importante la ricerca, quanto è importante l'assistenza a quelle persone, a quelle famiglie che purtroppo sono colpite da questa anche dolorosa situazione. Noi come amministrazione, l'assessore ai servizi sociali insieme agli organizzatori hanno voluto qua in questa zona di Roverino, laddove c'è a pochi passi anche l'associazione della SPES che già si occupa di un altro problema, quello del portatore di handicap, i diversamente abili, e che in certo qual modo è un momento di attenzione, mi ripeto, per far sì che tutti quanti si rendano conto che non facciamo una panchina blu perché abbiamo sbagliato il colore, ma c'è una motivazione di tenere l'attenzione su questa sindrome che veramente ancora oggi non ha uno sbocco finale di guarigione. Oggi sì, perché è la giornata mondiale della fibromialgia, appunto, ed è una malattia ancora invisibile allo Stato e agli occhi di tutti, i medici tutti quanti, e io ho voluto fare questa cosa qui per dare comunque voce a chi come me soffre in silenzio e appunto sensibilizzare il più possibile le persone, i medici, chi non conosce ancora la malattia, per parlarne sempre di più, in modo che poi appunto parlarne sempre di più ci aiuti ad avere un risultato come si deve, dato che non abbiamo invalidità, non siamo riconosciuti dallo Stato. Sì, credo sia importante per la comunità tutta dare un segno per dare visibilità a questa malattia che spesso viene vista come un tabù ancora. Ringrazio Laura Polizzi, una ragazza che soffre di fibromialgia, io ho conosciuto l'anno scorso perché abbiamo illuminato di viola il palazzo comunale su sua richiesta. Ringrazio Giusy Fabio, vicepresidente dell'AISF, perché porta avanti con la sua associazione questa battaglia importante. Piccoli passi sono stati fatti, ancora tanto c'è da fare e noi come amministrazione vogliamo dare il nostro contributo. Io porto appunto i saluti all'AISF della Regione Liguria e del Presidente Toti. È una giornata importante perché si tratta di una malattia che spesso non è riconosciuta ed è altamente invalidante con degli effetti cronici. È difficile la diagnosi, è difficile la vita per tutte queste persone che comunque non trovano una risposta e soprattutto vanno diciamo in giro per le varie ASL, dai vari ospedali senza vedere riconosciuta un'effettiva cura. Quindi è necessario anche proprio agire a livello legislativo. Noi come Regione Liguria abbiamo presentato un ordine del giorno al fine che il governo si occupi di questa situazione e vogliamo mantenere alta l'attenzione, per cui il Comune di Ventimiglia con l'assessore Palmero ha sensibilizzato l'esistenza di questa malattia, siamo felici di questo e continueremo per questa strada. Questo è un tema particolarmente ancora poco conosciuto, è importante iniziare a sensibilizzare le persone ascoltando alcune testimonianze. È una patologia che non è solo invalidante dal punto di vista fisico ma anche psicologico, quindi è necessario dare gli aiuti necessari, ma soprattutto informare le persone che questa patologia esiste. È una patologia la cui diagnosi è ancora difficile, la cui cura ancora non esiste, quindi da canto nostro questo è un primo passo, ma sicuramente deve la politica e le istituzioni devono assolutamente creare un percorso normativo per far sì che questa patologia rientri nei livelli essenziali assistenziali e si possa in qualche modo trovare una cura. Una giornata importante per sottolineare l'importanza sempre dell'attenzione su queste malattie altamente invalidanti. Ringrazio ovviamente l'assessore Palmero che
si è adoperata per questa iniziativa. Sottolineo solo una cosa, mi fa piacere in quanto anche assessore alle frazioni, ho spinto anche che venisse ovviamente pitturata proprio in una frazione, siamo a Roverino, anche perché ovviamente la sensibilizzazione è a 360 gradi, quindi era importante anche magari dare questo segnale in una zona frazionale. Siamo davanti alle scuole, quindi quale punto migliore per gli incontri e per creare un punto d'attenzione anche su questa malattia. Quindi molto soddisfatto, ringrazio ovviamente l'associazione che si occupa di attenzionare alla fibromialgia. Ci saranno poi anche altre iniziative magari all'interno delle manifestazioni ventimigliesi, con qualche anche punto informativo per chi ovviamente ne avesse bisogno.